tantissimi casi le chitarre che vengono usate dai chitarristi più famosi, più importanti, diventano quasi dei modelli molto personali di questi chitarristi, anche se in realtà proprio così personali non lo sono. Mi viene in mente ad esempio Slash con la sua Les Paul, che era la stessa chitarra che aveva il chitarrista degli Aerosmith, che era la stessa chitarra che aveva il chitarrista dei Led Zeppelin. Uno che invece si è proprio preso cura della propria chitarra è stato Brian May, che si è costruito la chitarra da solo. Era giovane, si è fatto aiutare dal padre, entrambi avevano conoscenze riguardo quello che poteva essere la meccanica ma anche la falegnameria. Hanno preso dei pezzi di recupero, addirittura una parte del manico è stata costruita recuperando un pezzo del loro camino, e sono riusciti a costruire una chitarra che è stata la chitarra che lui ha suonato per tutta la sua carriera e che sta suonando tutt'oggi. Quello che è successo è che poi ovviamente non era possibile comprare la chitarra di Brian May, finché ovviamente una ditta non ha chiesto e ha ottenuto la possibilità di fare le repliche di questa chitarra proprio anche per il grande pubblico, e ovviamente di commercializzare una chitarra che in realtà non poteva essere veramente commercializzata. Tutto questo è stato possibile perché appunto le capacità e la passione di Brian May e di suo padre sono state messe a frutto in questa cosa. Ovviamente non era una chitarra perfetta, aveva un po' di difetti anche lei. Pensate che, vi lascio questa piccola curiosità, uno dei loro pezzi più famosi, Hammer to Fall, nasce proprio perché la chitarra in quel momento, mentre erano in studio di registrazione, insomma, non stava accordata. Per provare che l'accordatura fosse finalmente a posto dopo tanti tentativi, fa quei classici accordi che aprono il pezzo e che lo hanno anche reso così famoso. Quindi due piccole cose su Brian May che volevo condividere con voi.